Il nuovo piano prevede una significativa crescita dell'utile nei prossimi 3 anni. Quali sono i principali driver di crescita? Noi abbiamo definito il nostro piano Leadership in Small Ticket Specialty Finance, che è un po' la nostra specializzazione, per cui la gestione di piccoli importi in modo specializzato e industriale. Quindi per noi fare questo vuol dire digitalizzarci, aprirci a partnership, essere efficienti, quindi migliorare i nostri processi e fare le stesse cose con minore costo e infine un'attenzione alla sostenibilità. E questi sono un po' i pilastri del piano industriale che abbiamo presentato, che poi porterà, almeno nella nostra ambizione, a raggiungere 160 milioni di utile netto nel 2024. La BCE ha messo in guardia dall'onda lunga della pandemia e da una potenziale crescita degli NPL. Voi che previsioni fate? Noi riteniamo che il venir meno delle moratorie di tutti gli interventi, diciamo, pubblici e anche quelli delle banche stesse, no, che ci sarà nei prossimi mesi, porterà a un incremento del flusso verso credito problematico, no, nei bilanci delle banche. Sarà molto meno severo di quello che abbiamo visto nel 2013, 14, 15, gli anni in cui, diciamo, questa cosa in Italia è un po' esplosa, però ci sarà. Infatti ci aspettiamo che le banche a loro volta venderanno questo credito problematico a operatori specializzati come noi e noi prevediamo un flusso nei prossimi 2 anni di circa 47 miliardi di euro l'anno complessivamente di queste vendite, per cui riteniamo che il mercato sarà da quel punto di vista ancora molto vivace.